Che cazzo sta succedendo adesso? Oh no! È il coso della Play 1! No! Le mie orecchie. Ah! Io sono stupido comunque. Stavo dicendo le mie orecchie, c'ho il volume, potevo abbassarlo direttamente. C'ho sulle cuffie, adesso c'ho la rotellina e il volume. Ok. E non ci ho pensato, non è una cosa a cui sono abituato. Per fortuna non ho le cuffie. Dovevo far venire un orgasmo alla chat, scusa. Mio Dio, un iergasmo, però anche se fosse violenza fisica, un iergasmo per via rape, non so quanto vi piacerebbe. Queste sono poi categorie di fetish che andiamo in un altro luogo, un altro momento. No, titolo, dobbiamo pensare a un titolo per Indiana Jones. Indiana Jones, anzi, mettiamo proprio il nome, Harry Jones Jr. Torna all'attacco. Mi piace. Mi stimola. Che cos'è? Cos'è sta cosa? Bop. Oh no. Ok. Dan? Ok, cambiato il titolo. Adesso è Harry Jones Jr. D'ora in poi lo chiameremo Harry Jones Jr. Non mi frega niente. Siccome comunque stiamo parlando di Zenko che si perde nel fare cose durante la live, mettiamo un intermezzo No, no. adeguato. Sta iniziando il gioco, togli! No! Cattivo. Cattivo wolf. Cattivo lupo, lupastro. Male, molto male. Sono l'unico che qui ha pensato di dotarsi di una soundboard, ma stiamo scherzando. Ti Sto mando il link alla malissimo. mia soundboard, Ma tanto no, mi dà. non è una cosa che mettere a fare adesso. Sto malissimo. Gwyn, vuoi No, un'altra no, curiosità? No, eh? Gwyn mi ha mandato una curiosità molto carina. Wow, entrare con la frusta direttamente. Ok. Cosa carina invece. Adesso è vero, non si può dare appellativi come. Cioè, non si poteva dare appellativi come junior. Ma prima ancora non si potevano dare nomi inglesi alle persone. Questa è una cosa che non penso sapevate. Negli anni 50 slash 60 non si potevano dare nomi in inglese. Quando c'era lui, intendi? No, era dopo che c'era lui. Quando c'era lui. I treni partivano in orario. Sì, ma cavolo, dare il nome del padre, cioè il padre che dà il proprio nome al proprio figlio, no, dai, cioè sono Quando cose ci era lui. americane. Oh, è arrivato Giova! Mi dissocio completamente. Ecco, bravo, qualcuno di serio finalmente. No, lo so perché mio padre in realtà ha un nome inglese, ma il nome, come si dice, l'anagrafe è dovuto essere italiano per forza. L'anagrafe non accettava un nome inglese. Posso dire una cosa carina, secondo me, dell'emote? Guarda, Wolf va bene, quella bianca e nera è un lupetto e quella colorata è una volpe, vedi? Così abbiamo anche per insultarti direttamente col Bop. Ok. Ok, Gargoyle. E che cacchio sto facendo qua? Ok. Ma perché sono stato? Sei pieno di stato sto posto. Con i punti si prende. Ma perché? Chest. Cosa? No, chest, stavo leggendo qua perché sto cercando di far tutto per ignorare quello che stai facendo. che cosa? Oh! No! Ah, pensavo di essere già morto. Cazzo, iniziare così? Yes. Sei già morto e non lo sai. Comunque, una cosa che potrei fare è abbassare il prezzo per modificarle. 900 mi sembra un po' caro. E alzare invece quello magari di sbloccarle. Ok. Big crate. Sammy, puoi sbloccarla anche tu. Sì. Con i punti canale sotto dove ci sono i punti, clicchi lì sopra, sblocca un emoticon e puoi Ah, poi ho sbloccarla. visto un'altra cosa carina, ragazzi. Si possono dare i nomi ai punti. Quindi dobbiamo pensare a un Giova, nome te lo per. spiego.
Giova, cosa? Yep, ok. Ah, big Di rage. nuovo, lo diceva da una vita di dare i nomi ai punti. No, No, dare nome ai sub. Anche no, ai ai punti ha detto. punti. Sì. Sì, Oh, ok. l'avevi detto. Minchia che LucasArts bello. Points, dai. No. Stem points. Ok. Non sarebbe male. Avremmo trovato un leitmotiv per. Stand previously on the points. Oddio, può essere una cosa così lunga. I punti. Cos'è? I punti usati di Stan, una cosa del genere. I don't need them. They're just textbooks. Oh. No, I think I've read them all. come fa il figo? Lui ha letti tutti. A parte, ti sei fatto tutti. Buttati di sotto come hai fatto fino adesso, che ne so. Provando a sbloccarla, ma non riesco. Ah, non. Lei non può. Non c'ha l'emote nostra. Lei non è iscritta. Ecco dov'è il problema. Però, puoi sbloccare l'emote con i punti, esatto, e poi dopo puoi sbloccare la modifica. Però è un fottio di punti per una cosa un Textbooks don't look familiar. Cristo, Indiana Jones. Che stai facendo? Le sfighe originali, vedete, prima di Tomb Raider, prima di Nathan Drake, che c'erano tutte queste sfighe, c'era lui. Prima c'era lui. Non capisco neanche come. Ah, le musiche di John Williams. Costa più sbloccarla che modificarla. No, fermi, fermi, fermi un attimo. A parte no, prima fatemi finire l'introduzione perché ho paura che come prima se premo qualcosa skippa. Io riuscirò un giorno, dai, sì. Looks pretty Che slippery. stai facendo? Looks pretty slippery. Entraci! Oh mio Dio. Jonesy, Jonesy, Jonesy. Looks pretty slippery. Evidentemente ti sta dicendo che non ha finito di fare quello che deve fare. Ma ci posso fare un remix sopra? Ma qua non c'è niente. Che sta succedendo? Oh shoot! C'è solo quello! Looks pretty slippery. Indy, Indy! Mi vuoi rivelare qualcosa che non so? Ma io sono passato per dirvi che adesso vado. Ma perché? Ma Ma cos'è? Che mi rappresenta? Quindi, oh, card figure. Perché card figure qua? copy of a Siamese idol. Ma controlla i gatti, no? Ma prima ci avevo cliccato, ma non aveva funzionato. Cristo e Dio, comunque si è fatto dal terzo piano? Quarto piano? Giù fino al. Alzati! Madonna. Quest'ora una persona normale sarebbe già morta. C'ho Paolino! Uè, Paolino! No. Left locker. C'è uno zombie in uno di questi, ti prego. Here's what I've been searching for. Oh, prendilo. Strange looking thing. I wonder where Marcus picked it up. Ed è chiuso dentro. Ah no. Scum TM Story System by. Oh. Madonna. Però questo ti fa vedere anche l'evoluzione di Scum. Come è passato da quello prima ad adesso, nonostante il motore grafico era lo stesso. Però sono migliorati i Beh, computer, è migliorato lo spazio che avevano con cui giocare e se puoi fare. tirare un piano 3 su Scum. Capito? What's Cioè. that? Indy? You don't Ok. look at all well, Dr. Jones. Ok. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Qual era il tuo nome? Smith. Oh, Smith, un nome proprio americanissimo. Did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. Ok. What are you waiting for? Let's open it. Più che altro la cosa che a me impressiona sono queste. Obvious thing. Queste Human. immagini così fatte in pixel art. I believe we are opening a new chapter in history. Sono veramente fighe. My word, in
Ma non lo so se siano fatte realmente in pixel art, penso che siano disegni scannerizzati in qualche modo in realtà. Restano pixel art comunque. Ecco, ti pare? Poi non penso avevano lo spazio per mettere immagini vere e proprie. No, no, scannerizzare è passato in pixel art, ovviamente. Sì, no, però resta, cioè. Eccolo. E si menano. O fanno l'amore, una delle due. Ecco, niente. Oh no, non. Quindi? Ma oh, tutti con K, eh? Oh, è giusto, sto per dire come tutti i tedeschi, infatti. Ma perché sempre nazisti? Cosa ci farebbe Indiana Jones senza i nazisti? Infatti. Marco si guardava cioè, mentre si menavano. Jones. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant, a spoiled rich Hapgood. kid from Boston, rebelling against her family. Quindi? Oh, Sofia. She gave up our Sofia, communication. perché non c'è? How odd. You can say that again. Dio. Senti, non If potevi she's fare solo voi German, battute how true? What pessime. if he finds her? We should warn the woman. Beh, sì. You're right. Oh, si è I'll learn cambiato. more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Diventata una Ma sensitiva. perché? Perché soffia? Per quello aveva freddo. Oh, Cristo. Oh no. Sta andando degenerando la cosa. Ok. Mi dicevo sui contenuti. Funziona ancora questo? If Ok, allora, walk e walk. Ah, adesso use commetto che è U. Adesso sono i tasti proprio. Ah, dovrò guardare lo schermo, fuck. Però sono solo sì, questi. finalmente l'inventario No, l'inventario è decentissimo. L'unica cosa è questi qua. Prima li potevo cliccare. Erano messi, come si dice, paralleli sulle lettere. Invece adesso sono le lettere U per USA, W per walk. Quindi devo andare a vedere ogni tanto, se no faccio punta e clicca classico oppure c'è un altro metodo ancora, visto che questo funziona meglio rispetto all'altro. E il mio metodo è dove cazzo sei? Vieni fuori. Vieni qui. Non ti spaventare. Ok. Ah, decente. De mille, de mille. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È partita dal momento de delle battute pessime. Perché la cosa non mi dispiace in realtà. Togliamo questo, spostiamo questo. Voilà. E ora devo essere in grado di. Ah, cazzo, è vero, devo scambiare. Maledizione! Vediamo un po'. Wacom. Datemi un secondo. Ok. Chiudi. Riapri il gioco. A parte qua ci stanno musiche un pochino più decenti. Ok. Quindi potrei anche alzare un pochettino il gioco, forse. Ok. E non mi ricordo cosa volevo controllare prima, che ho detto se no devo chiudere il gioco, c'ho paura, fatemi un attimo correre. Ah, i prezzi. No, modificarla costa 900, acquisirla costa 4,80. Quindi, ok. Tornando al gioco. Ok. Vai, si è tornati con la tavoletta grafica, almeno per premere e fare uso e cose simili mi sembra un po' più veloce. Oh no, devo premere due volte per attivarli. Vabbè, si può fare. Vabbè, siamo venuti qua a fare cosa? Phone boot. Usalo.
I can't make a call, I'm out of nickels. Oh, ok, gli servono nichelini. Interessante. Domanda. Nichols. Nickelback. Ah, ti dà informazioni su qual è il comando da usare? Pensavo che era la macchina che stava passando qua dietro che si era schiantata per un attimo. It's today's paper. Giuro. L'ho detto di non fare battute idiote. Mi sono spaventato. Open doors. The doors are locked, sir. Sai che c'è dentro dal retro. Fottiti. Sto vestito bene per entrare da dietro, ma tu dimmi se è normale. Per entrare dai fogni. Cosa ne avessi già fatto? Che culo. Ma chi è? Ultra Juice Oration. I'm a fire specter. Let me in Darwinian Nightmare. Darwinian Nightmare. Oh Cristo. Oh. Incubo darwiniano. Hanno schifo tutte. I'm here to enjoy Madam's outrageous orations. This ain't that kind of show. Sei sicuro? Of course no, Madame Sofia. Serious thinker. You ape. Come prenderci le pizze? I think there's a misunderstanding here. Sì, infatti. Are you calling me stupid? No, ho detto... No, ci sta un... No, sorry. Lucky for you. Beat it. Good night. Move along home now. Ok. Domanda, se vado a riposare. Ok. Quindi se io dovessi riaprire la porta, lui dovrebbe riuscire a rompere il cazzo. In teoria. Certo. Ovviamente. Sta là apposta. Here allora vai. Here I go again. Oh shit. Here we go again. Egregious exhibition. I'm with the band. I'm with the band. Ok. Ma dì la verità che stai cercando la tizia. Why won't you take no for an answer? I really need to talk to your star. Esatto. Devo parlarci. You're breaking my heart. It's a matter of life and Nazis. No, proviamo a fare il marpione, vediamo che dice. Non penso che sia la soluzione, però va bene. Ok. No kidding. I think she's the greatest. Esatto. Me too. There's something about her. Vedi? She sure knows how to obfuscate. Yeah, she's very smart. Smart, I'll say. You know what I really like? Vai. The way she She cons folks out of the earner cash. Oh mio Dio, come frega la gente. When she laughs, make things easy to understand. Il modo in cui lei assume poveri Neanderthals come te. Oh Dio. Penso che sia la terza comunque. Pure secondo me. Perché la vuole, la crede intelligente, quindi. Esatto. E lui è un idiota. Madonna. College boy è un professore. Sono tre possibilità per entrare. Madonna. Una lo picchi. Sì, una lo picchi e l'altra è pagare il biglietto. Credo. Non lo so la terza quale sia. Non la... Io ho sempre parlato, mi sa, con lui. Ok. No, non puoi pagare il biglietto. Ah. Excuse me. Aha. You must be the new doorman. Mi sa che era il di un piccolo fatto da fare. Ah. Che roba è? Ah.
Chiamo quella frode qui. I want a reading with Miss Hapgood. Okay. Are you crazy? During the show. Ah, il fire inspector. Oddio, aveva senso. Fermi tutti. Fermi tutti. No. Sappi che tu hai scelto la via migliore, però, eh. Lo so, ma volevo fare. Ok. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Ah, sì, sì, quante robe. Beyond our wildest dreams. Atlantis. Immagino, è certo. 5000 years ago, while everyone else still wore animal skins. Loro erano già il futuro del futuro. Avevano già crocifisso Gesù, tirato giù, fatto risorgere e poi erano così avanti. Erano così avanti che avevano già eletto Trump. Per quello poi sono affondati. Oh no, basta questo soundboard. Oh no. Oh, però questa è la cruda realtà. C'è un bottone rosso. Che dici? Hold on! Non dimmi che rifare i partiti. No, ti prego. Oh no! Totalmente finito. Erano degli alieni. Gomblotto. Oh, rettiliani. Oh no. Vai ragazzi, partite con le vostre teorie. Mi raccomando, non essere. Devono essere teorie terrapiattiste, dei giganti, soprattutto dei giganti. E che altro cacchio era? Non mi ricordo. Nurab Sal. Forse perché è una statua. Ma neanche te, eh? No, spingilo. Spingilo. Vai. O picchialo. Excuse me. Allora. Dai, sì, sei stanco, vai, vattene. Vai, sei stanco. Sooner or later I get to run the ghost out there. That's always a big moment. No, mio Dio. Ah. Excuse me. Scusami, eh. Potresti levarti dal cazzo? Detto così. Ok. Madam told me to tell you you're fired. Ecco. Aspetta, mi ricordo qualcosa di sta parte. Took my union card, my driver license. Take a look at my wallet. Ma cosa? Ma cosa? No, fermi. What? No, penso che tu debba andare fuori a prendere qualcosa, sai? Oh no? Okay. Take a look at my union card. Stop pestering me and watch the show, will ya? Ok. Uscire, usciamo. Posso uscire più che altro? Ah, sì, posso uscire. Ah, ok, posso uscire. Oh mio Dio, ecco la scala antincendio. The way looks blocked. Oh, il puzzle era per sbloccarlo. Fuck, push. Ok. It won't go any further that way. Ok. Se invece provo a tirare, dove sta? Aspetta, push, pull. I norme erano tipo push, questo. Dov'è pull? Keyboard fighting? Oh, si può attivare! Ok. Walk. Questo è push. Dov'è pull? Close. Look. Give. No. Lascia questo on. Pull. Eccolo. Pull è Y. S push. Ok. Se non sbaglio, senza keyboard fighting attiva, combatti col mouse. Ok. Che cazzo sto facendo io?
Apri sto coso. Ma lascia stare, tanto non ti serve più a niente fare sta cosa. Volevo provare andare su, adesso ero incuriosito visto che l'ho visto. E mi sa che Ciccio Pasticcio non vuole più camminare. Oh no, l'ho bloccato. Ok, l'avevo incastrato, non so come, ma l'avevo incastrato. Eh? Casa mia si chiama essere un pro, riuscire a rompere i giochi. Andiamo al taxi, vediamo che dice il taxi. Doesn't seem to open. Ah, non si apre, eh? Usalo. Grand Central Station, please. Oh! Wait, what? Ah, mi posso spostare. Sì, ti puoi spostare, ma non ti serve a nulla. Quando volete indizi, chiedete. Sono qui che veglio su di voi. Oh, qui posso cambiare. Oh mio Dio, l'ho visto. L'ho visto. Posso. Oh, yes. Posso cambiare la velocità. Anche se tanto è narrato, però. È interessante sta cosa. Tra l'altro, devo ancora vedere questo. Ah, era quello di prima, ok. Ah. Ok. Gwyn, se non sbaglio era là davanti, no? La soluzione era pure semplice da vedere. Sì, no, no, adesso perché sto anche cazzeggiando con i tasti e le cose. Ok, allora. Attimo di serietà. Non c'ho nichelini per pagare sto coso. No, però a fianco c'è qualcosa. A fianco davanti al negozio news. Ci sta le informazioni, che cazzo si chiama? Il giornale? Ma forse lo devo prendere? Prendilo. Ah, potevo prenderlo, ok. It's today's paper. Ok. Ok. Non so, forse lo devo dare al tizio. A guardare i cantieri. Leggere? Ok, sì, no, ho pensato di darlo a lui a sto punto. Dai, giornale a vecchio rompicoglioni. Excuse me. Yeah, what now? What sì, now? Quei giornali che vuoi prendere in metro non ci sono mai perché stanno sparsi per terra, che la gente li prende senza leggerli e li butta in giro. Che schifo. Sì, no, la gente sono abbastanza cani, eh. Aren't you wondering about events of the day? Su. I don't know, maybe. E allora? How'd you like today's newspaper? Eh? Eh? Tieni. Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? Sì, no, a parte che a quanto pare parlano più veloce del testo. Ok. Bravo, levati da dalle suddette. Ora. Ma io userei tutte, vediamo un po'. Cos'è? Oh, fai attenzione perché ogni leva fa qualcosa. Quello che voglio capire. Questo rosso. Pull middle one. Ah, ok. E poi use del button. There it goes. And I still feel the presence of Atlantis through. May I present Nerab-Sal, the great Atlantean god of of deceit. Deceit. Ecco. Thanks, Indy. Indiana Jones, you've got some nerve. Aha, lui, eh. You big jack-o'-lantern. Oh, great. Good night, folks. Gente dice non fa niente, resta lì. Guardare le diapositive. Night, folks. I'd say it's about time. Oh. Qualcuno di loro sicuramente c'aveva il cappellino di alluminio. Stay put. Ok, se deve cambiare. Deve fare tipo Superman, adesso va dentro il cabinato e si cambia. Ferma, vado a chiamare Superman. Vado a controllare in giro. Sì, sì, però. Invece era lì.
Madonna, dai, è uscito come un pupazzo. Tra l'altro se pure ricomprare la giacca. Dr. Uberman, fantastic news. We found the treasure. Oh, l'audio è diverso dalle scritte. Tradotto Uberman, invece lì diceva Fritz. Quindi ora sappiamo che è Uberman Fritz. Se ne va via a piedi. Che cattivo. Manca la macchina. Certo che Indiana Jones è un po' un imbecille, non cercherò la gente. Sì, no, no. Guarda, c'è nessuno. Mille posti dove nascondersi. Non c'è nessuno. Reich. Hans Huberman. A few atoms won't even light a match, disse in un'esplosione. They never find enough uranium. Sounds like they're dreaming to me. In realtà queste sono... Vabbè, facciamo finta questo, quella più sensata. Ah, gli atomi non accenderebbero nemmeno un fiammifero. Sì. Esatto. Molto realistica la cosa. Dealing goods in black market. Allora, non hai mai pubblicato una parola sulle tue riscoperte. Ti sei messa a scambiare col mercato nero. Hai rubato cose dalla mia spedizione. Hai nascosto artefatti importanti. Conoscendo Indiana Jones, direi che la sua spedizione è più importante. Ah, fai molta attenzione perché quello che le dici qui e anche più avanti nel gioco influenzano tutto il gameplay. Oh, questa cosa me la ricordo bene. Oh Gesù. Kerner missed the grand prize. What? My necklace. Ta ta ta. Sbaglio Gwyn, perché se non sbaglio ci sono dei cambiamenti davvero colossali se le parli in un certo modo. Che sta succedendo? Wait, what? Did you see that? Yeah, creepy. Infatti. Is your electric bill paid up? That was Nurab Sal. His spirit is close. What? Closer than Atlantis, sure. Non è interesse mambo jumbo, don't try your psi on me. Nurab what? Quindi adesso devo pensarci bene prima di una cosa. Ok. Closer than Atlantis, that's for sure. Sì, più che altro nel come la tratti. Sì, chiaro. Esatto, ci sono scelte irreversibili. Sì, Atlantis has been underwater for centuries. Who knows where the beads really come from? You may have just used the last beads. Magari in quei punti importanti cercheremo di avvertirti per farti salvare. Ok. Tra l'altro posso salvare... Avvertirai tu, ovviamente. Vabbè, adesso comunque vado a cercare qualcosa da mangiare. Brava. We have no idea where to find me the last city. Atlantis has been for centuries. Last been no, perché abbiamo visto l'altro. We have no idea where to find your mythical lost city. Shh. Okay. I'm getting something. Nurab Sal speaks. He bids us find the... What? A book, yes. The lost dialogue... Molto, sì, l'attenzione ai dialoghi in questo gioco è qualcosa di... È più pesante dell'altro, ok. No, no, è più pesante di tutti i giochi in cui tu abbia giocato fino ad ora. Madonna. Reported, I think about just wanted to tell... It's not in any library I've ever been in. What if the Nazis have already? E ha parecchi finali, se non sbaglio, questo gioco. Oddio, ne faremo uno, ovviamente. E anche diversi enigmi a seconda delle scelte che fai. Oh Gesù. Ok. Fuck.
Parlavamo di giochi con finali multipli poco fa, eh? Bene. Sì, non è che più ti cambia il finale qualche linea di dialogo, qui ti cambia totalmente il gioco. Madonna. Ti cambia gli enigmi, ti cambia tutto. Sì, ma quanto tempo ci vorrebbe qui? Sì, no, ci vorrebbe troppo, però la cosa che si può fare, una volta finito, si può vedere quali sono le differenze. Cioè, si può andare a cercare, fare uno studio di come l'hanno fatto, come hanno variato il gioco. Quello si può fare. Perde Io ti magari un dico, paio d'ore facendo ricerche e cose la mia versione preferita degli enigmi e tutto è quella collaborativa con Sofia. Cioè, così. la mia preferita è la via collaborativa, me la porto appresso il più possibile. Cambia totalmente il gioco. E se non sbaglio è anche uno dei finali migliori. Però Ok. ci sono, cioè praticamente puoi fare questo gioco da solo, puoi farlo con lei, puoi fare un po' con lei, un po' senza. Cambia tutto, cambia tutto. Ok. Certo, Gwyn, si può fare, anche se ricordo che è bello lungo, cioè parecchio lungo sto gioco. Sì, possiamo vedere, non è un problema. Excuse me. Yes? Remember this place? The Jastrow Expedition. How could I forget? Ok. What do we do now? Let's look for Heimdall. Heimdall, ok. Let's look around. Okay. Ok. Qua c'è un campo, vediamo che ci sta. Sì, se prende un po' a meno ovvio, ok. Open. Doesn't seem to open. Entraci. It looks like someone's still living here. Ok. Track sicuramente per spostarsi indietro. Oh mio Dio, ok. Andiamo. Oh, chi ci sta qui? Scommetto Heimdall? Bjorn Heimdall. Ok. Scusi, signor Heimdall. Pardon me. Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. This is my dig site now. Go away. Troppo veloce adesso i dialoghi. Ok. I saw you were digging up North Grave in Denmark. No feeling very friendly today. Doctor, where to find here? Doctor, what do you expect to find here? Vediamo un po'. The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. Ok. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land and how they never set foot upon it? Ok, upon it. After traveling thousands of miles, no Thousands of compass miles. turned them back. Some idiots claim they were tailed by ghosts. Ok. Puppycock, you know what Puppycock. actually stopped them, John? Dici cos'è che l'ha fermati? I don't know, but maybe Sophia has an idea. Vai. Forget it. I'll just tell Per you. farla parlare, He was shot in a mascherista. force field, put here by beings not of this earth. Madonna. That's fascinating, Doctor. Senti come gli crede. So you complete the scan supernatural. Ok, no. Have Vediamo you se ever heard sa of de Plato's Lost Platone. Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet Saccia to read Book. it. There are two people you might want to visit. Charles Dici. Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing, and Ok. Philip Costa in Athos Island, as a researcher Allora, dobbiamo and girare a mezzo artist mondo per and sentire la gente qua. Ok. translator. What was that about the lost dialogue? Dici. Dr. Ok, Sternhardt and Costa. stai andando in costa. Why did these beings show up here?
I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a space port. Hyperborea. Not here. We're close to the ether. It's a perfect landing site. Okay. Sì, infatti, qual è la differenza? Vediamo un po'. The Astro Expedition, the one you're about to work on. Recently I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Go ahead, blame it all on me. Qualcuno deve averli venduti. Sì, no, in effetti, quella non è stata una cosa molto carina. Ok. So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural, you want, talk to Sternhardt and Costa. Okay. Sta parlando di alieni. Come fa? Non è supernaturale. Vabbè. Cioè, se tu pensi soprannaturale dovrebbe essere una cosa come fantasmi, spettri, forze, alieni. Sì, sì. Cioè, è science fiction, non è supernatural. Ok. So long. Good luck, fellow believer. Believer. Vabbè. No, sono due cose differenti. Poi per chi non crede agli alieni, basta fargli la teoria dei grandi numeri. Ci devono arrivare per forza. Prima o poi. No, il problema non è se ci sono alieni da qualche parte, ci sono di sicuro. Ma la probabilità di incontrarli... Vabbè, quello là è il paradosso di Fermi, poi. Prossimo allo zero. Prossimo allo zero non vuol dire che sia zero, ricordatelo sempre. No, oh no, l'aereo! Oh no, si schianterà, lo so! No, atterra in acqua. Oh no, eccolo che schianta! Ah no, ok. Unitesimo che è veramente... Oh, madonna. Cosa? Non eravamo sull'aereo. Sta transizione così un po'... spasta. Preferiresti fartela a piedi? No. No. Assolutamente no. Va bene così. Scusi? Keep your shirt on. Ma cosa? Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a precious artifact, I don't want it. What? We have a bathroom in the Reagan News. I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? Sono a fellow believer. I'm a fellow believer. Mm-hmm. Is that right? You sì. Know where Atlantis is? I asked you first. Te l'ho chiesto prima io. No, penso che l'ultima sia quella più... Oh. I'm trying to find out. You're standing on it. Oh. Wait, what? The Azores? Le Azzorre? That hurts. Oh. No! Nice going, Indy. I could have done better. Yeah, sure. Oh, come on! Vedi, per esempio, se non ricordo male, già questa è una differenza, il fatto che tu possa provare facendolo fare a lei qua. Prova a parlare con lei. Parla con lei. Sì, sì. E infatti Quinn subito ha detto la stessa Excuse cosa. Me. Ok. You talk to the man. Here, you talk to the man. Vai. My pleasure. Vai. Oh, sono diventato lei. Infatti c'è il medaglione. Appresso. Oh. È più vario il gameplay, molto più vario. Interessante. Open. Door. Questo è molto interessante una cosa. Se le dici cose sbagliate, mandi a quel paese, ovviamente... La collaborazione. La romance tra di loro. Mandi a quel paese... Parti di gameplay interessanti, enigmi che risolverei. I hope my friend didn't pester you too much. Okay. He's a friend of yours?
Well, no, he didn't pester me that much. Non mi ha infastidito così. Il terzo è quello che abbiamo visto appena adesso nel precedente. Il suo nome viene dal cane di famiglia, perché il cane si chiama Indiana e lui si chiama Harry in realtà. Oh mio Dio. No, fai il primo. Sii gentile, in questo gioco non sputtanarti, perché tornare indietro è un casino. How can I help you? Ok. What can you tell us about Plato's lost dialogue? What do you want to know? Do you know what's in it? Can you get it for me? Have you read it? Okay. Ah. Ce l'hai, no? Nope. Do you know what's in it? Non l'ha letto, non nope. Ce l'ha nemmeno. Ah, esatto. Oh, ma aspetta un attimo. Sorry. Ah. Do you know where we could find it? Well now. Oh, un cosa, se ti mostro no. The information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about? I'll no. Never trade away my necklace. Well then, if that's not the deal, surprise me. Che del cacchio. Would you do business with my friend here? No. Madam, I'll do business with anyone. Thanks for your help. Goodbye for now. At your command, madam. Don't be a stranger now. Disse quello che si è rinchiuso in casa. Trade, huh? If not your necklace, then what, I wonder? Quindi. Vabbè, quindi qua non a cercare. Sì, infatti, dobbiamo cercare qualcosa che possiamo scambiare con lui. Let's get out of here. Figa sta cosa dei personaggi. Mi piace. Mi piace. Ok, manca Tikal, non siamo ancora andati. Ah, sono tornato Indiana Jones. Sì, diventi Sofia solo per brevi tratti di gameplay. Jungle Rodent. What? Oh, qua scoprirai una... la famosa paura di... dei serpenti? Uh-huh. Voglio il topino. Non devi entrare! È andata al topino. Vai dal topo. E lui entra lì. E in cambio è uscito. Oh, ma guarda. Un'anaconda gigante. Oh no. Look at. It's a snake. I hate snakes. I hate snake. Dagli una frustata. Chi sono i peggiori? Ecco, qua entriamo nelle conoscenze di cultura generale. Chi sono i peggiori nemici dei serpenti? Oddio, gli uccelli, altri serpenti. Ce n'è uno in particolare che uccide i serpenti. Oddio, se me lo dici così non te lo saprei dire di specifico. La mangusta. Ah. Che è un... roditore, sì. La mangusta, ma tu pensa un po'. C'hai un roditore da qualche parte? Qua. No, devo provare a prenderlo. Oh no. O prenderlo o farlo andare dal serpente. Stupido serpente, stupida bestia. Ricordati che puoi prendere il controllo di Sofia parlandole. Può essere utile in questo caso, più che altro? Non ricordo, ma penso di sì. Proviamo. Listen. Yes. Looks like the like the tropics. How do you like the tropics? Mm-hmm. You're the one who's afraid of snakes. Great. Thanks for reminding me. Oh. No, comunque. What do we do now? We probably should find Sternhardt, but I'm not setting foot in that malaria infested hole. Nope. Lei non entra. Well, I'm going to explore the area. Go right ahead. I'll wait here. Ok, forse no, ricordavo. Lei non male. Vuole entrare. Non vuole entrare. Ricordavo male allora.
Ma usa la frusta sul roditore. È una frustata. That critter's too far away. Oh. Stai dicendo che in realtà lo può fare? Dà una frustata sul culo alla bestia? Oh Cristo. Non era sbagliata la mia idea. No, ma non era sbagliata infatti. Ovviamente non è una mangusta, quindi. Oh no. Good old Mother Nature. Good old Mother Nature, ma dai. Ma dai. Ora devo spingere st'albero, vediamo un po'. Ta-ta, ta-ta. Spingi l'alberello. Wait, what? Salta. No. Ah, mi sa non c'ho niente per farlo cadere. Ah, però posso usare. No, aspetta, posso usare. Ah, usala con l'albero. Vai. Oh, come on. Posso parlare con Lulu, il pulcino? Ok, no, mi serve qualcos'altro per buttare giù l'albero. Quando tu vai, illumini qualcosa, passi col mouse su qualcosa, si illumina come in Monkey Island l'azione. Esatto, l'azione. Sì, sì, no, si illumina l'azione che dovresti farci. E quindi basta premere il tasto destro del mouse per attivarla senza scegliere l'azione. Che mi sa il tasto destro a me non dovrebbe funzionare queste cose. Fammi provare. Ah, sì, funziona. Ok. È molto comodo. Non posso muoverlo, però ci sta salendo. Ah, ci sale, è vero, si spezza quando sale sopra. Se non ah, non è flessibile. Che cacchio. Sì, no. Lei come cazzo ci è arrivata qui? Dalla strada. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. Oh. Let's look around. Trinkets. Okay. Ci stanno i souvenir. C'era un passaggio di là. Ma dai! Just a minute. That's my shop. Vabbè, come quando hai trovato il tesoro a Mele Island, no? Sì, infatti. Can I help you with something? Postcard? Postcard? Because of the temple? Souvenir mugs? Oh. Tesoro a Dinky Island. No, thanks, mister. Ma pure su Stan secondo. No, Stan è imbattibile. Stan è Stan, ragazzi. Stan non penso sia una cosa che ci si può arrivare a quel livello di stennaggine. C'è un intero libro sull'abilità di muovere cose. What can you tell us about Plato's lost dialogue? Ok. Pensatori. Ah, è pensatore tramite mani. No, no, questo qui ha detto che è un pensatore dipendente. Ok. Can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the lost dialogue. Ok. What can you tell us about the temple? Infatti, sei stato qua per un po'. The locals play Mayan Indian music. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it look much too civilized? Beh, sacrificavano le persone belle solo perché erano belle, quindi erano un ottimo sacrificio degli dei. Direi sì. Can we take a look inside? How do I know that you aren't a pair of silly tourists? I only show the temple to reputable scholars. Sono un professore, porco Giuda. I'm Dr. Indiana Jones. Is that scholarly enough? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Beh, sì, è un nome di... Veramente un cane. Actually, it was the name of a dog. Ecco. Sophia. I'd really like to explore the temple. Che sta succedendo? Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Oh, ok. Devo parlare col pappagallo perché l'avrà sentito. Il pappagallo sa. Student of Atlantis, then. Ok, pappagallo. Polly wanna crack? Polly wanna cracker? Polly wanna cracker? Ecco. Echo. Lo farei title sicuramente, però. Vedo le cose di uno.
Questo ricorda molto il pappagallo di Monkey Island. Mentaler 2. Oh, ricorda no. Tantissimo il pappagallo di Monkey Island 2. Sì, sì. 23 Skidoo. Mentaler 2. Hai provato a dire title? Dai, è l'ultimo, lo sto cazzeggiando. Mentaler 2. Ah, lì solo Mentaler 2. Ok. Title? Fa le rime praticamente. Sì. A friend of Papa Bees. Well now. Madonna. Let me guess. Te la sei segnata, yeah. Vero? Ermocrate disse yeah. A friend of Socrates, se no bene che ci vuole tanto. Quella è la soluzione. Sì, sì. Ehi. Lui vuole sapere il titolo. Yep. Fino a lì ancora ci arrivo. Finora ci arrivo. Lo sa, Democritus. That's it. Well now, perhaps I was wrong. C'è solo un pappagallo che lo sta urlando. Anche questo è randomico, sappi. Hello. Come on. Come on. Here we go. See what you can do. Ok, in realtà voglio prima parlare con lui nuovo. Live ASMR. Yes. Sei don't you have to keep an eye on your store? Ah, provo a mandarlo via. I'd much rather keep an eye on you. Interessante. Say there. Mhm. Yes. Che altro posso dire? What was the purpose of this chamber? You have me there. Some sort of crypt. Ok. Non lo sa manco lui di preciso. Animal head, look at. Looks like it could use a nose. Ok. Dovrebbe servire un naso. Ci sta niente qua in fondo. Doppia, lo sentiamo di all'opera come doppiatore. Cosa? Doppia i dialoghi. Che doppio. Parlano già. Serve un naso. Poi non è che la voce mia possa paragonarsi a un doppiatore. Excuse me, Sophia. What's up? Vabbè, esagerato. Mica cos'è? Keep him... Oh, questo è buono. Could you talk to Sternhardt and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhardt, I'd like to speak to you. Quanto è utile, Sofia? Molto. Ok, ma ora che posso fare? Oh, posso andare di qua. Vediamo un po'. Serpenti. Non riuscite a fargli un bel lato B pure in questa grafica qui. Ah, questo è... No, fermo. Questo era diverso. Vabbè, non posso dire queste cose perché la mia ragazza si ingelosisce anche dei pixel. Se mi sentissi adesso... Years of tarnish have it all gummed up. Oddio, ma cacchio faccio allora, aspetta. That's my whip. Non lo diremo a nessuno. Mi sa che devi procurarti qualcosa al suo chioschetto. Ma poi lei se la tira sempre, dice di continuo Sofia. Oh mio Dio, non ci credo. Excuse me. Io ho tolto la soundboard, non posso mettere le risate. Ok. Fia di chi? Fia de nam... Ok. Quindi è a tempo la cosa dall'altro. Excuse me, Sophia. Ok. What's up? Could you try and keep Stern? Comunque Sammy te la sei tirata perché Sofia è proprio sono figlia in romano, quindi... Sì, tecnicamente lo è. Così come il discorso dei fiori di Mignotta è romano. Mignotta è madre ignota in realtà. Era M.ignota. Carino, no? Ah. Già. Quindi sarebbe figlio senti, di nessuno sarebbe. Senti, nella terra dei puffi non so dove vivi. La terra dei... Cos'è sto attacco della terra dei puffi? No, sto scherzando. C'è da dire che la Toscana è una bellissima terra. Ah, figlia dei puffi. La Toscana è dove c'erano gli Etruschi. No, prendi.
Good thing that pest Sternhardt's not around. Che altro posso prendere? Niente. Ma il naso non ce l'ho. Ma se invece usassi... Excuse me, won't you? Let's see what your friend is up to. Path non. Qua ti dice quale path stai facendo. Perché ancora non è arrivato il momento, sì, di però... scegliere il path. Sì, no, però infatti non dico niente. Beh, no, aspetta, troppe cose. Sì, no, infatti per gli Etruschi, per quello ho detto, bisogna ricordare che lì dove sono stati gli Etruschi, sono stati una delle inizio civilizzazioni in Italia. Come grabbia c'è sempre a rubare cose mentre i migliori sono distratti e ancora non hai fatto scelte. Ok, però è interessante. Can I talk to you, Sophia? Beh, gli Etruschi hanno inventato il vaso. What's up? Diciamo. Vabbè, un'invenzione loro, avevano il brevetto. Il problema è che non c'erano ancora i brevetti, quindi hanno dovuto anche inventare il brevetto per poterlo brevettare. Madonna. Quindi anche le altre civiltà, tipo gli egiziani, iniziarono a fare i canopi e i vasi vari, quindi non hanno potuto più brevettare l'idea, ormai gliel'avevano fregata tutti. Wait, what? Non mi ha dato il tempo di fare nulla adesso? Oh, male. Fai cose. Ma proviamo a parlare con lui. Listen. Yes. Ma la lampada sicuro che ti serva come lampada? No, io la volevo mettere al posto del coso del naso, appoggiarla. Eh sì, ti sembra un naso? Vabbè, è grossa abbastanza. Sennò che hai provato ad analizzare meglio quella lampada? Ah? Ad analizzare meglio quella lampada? So you took my lamp, eh? I hope you know what you're doing. Kerosene. Ma non c'è niente che dà fuoco. It's a lamp filled with kerosene. Ah, così hai preso la mia lampada. Ma non ti serve per... Ma tu lo sai che la benzina si usa per pulire, vero? È un solvente. Fuck. È vero. Benedetta cultura generale. Senti... Oh, però non si... Wait, what? Devo fare open. Questa è benzina! Questa è benzina. Quella scena rimarrà nella storia. Ok. Quindi era pull. Ok. Lui è felice. Gli sto distruggendo il tempio. Però vabbè. Meraviglioso. Ora quello è un... È un naso. Ma in che modo è un naso? Sembra un serpente. Secondo me è un naso. Se USA funzionasse... Allora, dov'è USA? USA. Spiral design. Mannaggia tua zia. It fits perfectly. Now it looks è una proboscide, like... ma vaffanculo, va. Amazing. È un naso. Una proboscide. Devo tirarlo forse. Push pull, dove cazzo stanno qua? Elephant's nose. Won't go any farther. No, pull. Look at that. Astonishing. Ma stai zitto, non hai fatto niente. Dove cazzo vai? Fermo, è roba mia. The tomb of an Atlantean king. È roba mia. Here's a small stone disc. Images of land and sea engraved on it. I do believe it's a Weltstone. At last I have the thing. Anche chiamato CD. Goodbye, fellow seekers. Wait. Perché? Oh no, he got away. Oh. Non scappa. Segreto. Parte no, prima vorrei. Non so se mi conviene vedere prima qua. Prima qui. It won't budge. Ok. Quindi quello non si muove. Però qua ci sta roba. Pick up tutto. Dove sta la P? Ok. Oh! Shiny beast. I don't think that'll work. Che altro ci sta? Niente. Però non è una di queste qua le cose da dare a lei? Che funzionano con la collana sua?
Però in questo, ma non è che è solo per la collana sua. Non ricordo come si esce da qua. Queen, qualche idea? Proviamo a fare un attimo questo sul naso. Esci. Giustamente. Ah. Ok. E provate a tornare in Islanda. Path around the jungle. Che tristezza. Let's find the airport. Ok. È una giungla molto grande, devo dire. Ricorda che l'altro vuole un artefatto. Ok. Ah, e gli diamo, lo ricalco? Penso di sì. A sto punto. Se non sbaglio, tanto... potevi costringere Sofia anche a dargli la sua collana, se non ricordo male, però pessima idea a livello di scelta. Sì, no, ma comunque no, cioè si vede che è una cosa importante. Ci hanno fatto un'intera grafica sul fatto che è importante. Perché è importante ed è importante. Ok. Tonk tonk tonk. Mr. Costa? You again? What do you want? Let's talk about a trade. Let's talk about a trade. Su, parliamo di scambi, okay. What you got? Coppery bead. Genuine American made bullwhip. Scommetto non lo farebbe mai, aspetta, voglio provare. I'm offering this genuine American made bullwhip. Not a chance. Non farlo incazzare, vabbè, fai. Got anything else? No, vabbè. Pensavo Indiana Jones e dice, io non darò mai via la mia cosa. I'm offering this ancient coppery bead. Bead, you say? A mere bead for the unique knowledge I possess? Sì. You'll have to do better than that. Ah, davvero? Got anything else? No, non va bene. I'll get back to you. Come back when you've got. Torna in Islanda. Yep. Don't say anything. Non ho capito che ha detto, mi sono perso la frase. Non dire niente. Come on, let's go. Stava già per commentare lei sul suo modo di approcciarsi. Signor Ciccio Pasticcio, hai tirato fuori quella cosa dal ghiaccio? Comunque non chiedermi mai di fare un ritratto low poly, perché... Ritratto what? Ah, low poly, ok. Vede? Porello. Congelato. Ma porello, mi dispiace ora. It looks like a bead would fit in the eel's mouth. Un po' troppo dedicato al suo lavoro. It looks like Heimdall managed to chip the eel head free. Oh, ma guarda, è riuscito a fare quello che serve per tenere la bocca aperta fuori dal ghiaccio. Mi sento veramente triste adesso, bro. No, usa. Usa. Ah, usa e basta. Torna a prova, va benissimo. Perché? Perché la frusta? Perché è incastrata nel ghiaccio, dice. Ma ti dice che c'è l'apertura... per una biglia. Ah! It fits perfectly. Whoa. Non ho capito la biglia. Look, it melted itself right out of the ice. Ok. E ora prendi. Forse e ora si arriva al tizio. Sì, sicuramente. No, mi dispiace però, era così tranquillo e simpatico. E parlava tutto strano. Vedi a lavorare troppo che succede. Io lo dico sempre. Il problema è da dire ai capi sta cosa. No capo, vedi, succede, lavora troppo, te congeli. Stiamo lavorando sotto 40 gradi. Apposta, siamo sotto 40 gradi. No, nel senso, sotto una temperatura alta 40 gradi. Ma vedi, se muore di congelamento. Madonna. Ok. Beh, la questione è semplice, se lavori ti affatichi, se ti affatichi muori. Fair enough, molto fair, molto enough. Però anche è vero che se non lavori non mangi, se non mangi muori.
la mense dei poveri. Dai, no. I'm offering this mysterious eel figurine. Now that looks interesting. Oh. You've got a deal, mister. Okay. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but... Okay. The Lost Dialogue of Plato is in the Pierce Collection. Got that? Pierce Collection. I think so. The Pierce Collection. Okay. Very good. Nice doing business. Oh, collezione Pierce. Mm-hmm. Ragazzo, sta collezione Pierce. The Pierce Collection? Esatto. The Pierce. You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Pierce Collection. Da qualche parte in Germania. Madonna mia. Ubermann. Corona, at last. Oh mio Dio. See what Herzog kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? È così stereotipato. You fool! You come back to show me this. This prehistoric knick-knack? Herr Doctor, I believe the knick-knack, as you call it, comes from the Lost City. Oh, mio Dio. Then we have failed. I see no evidence here of some magical metal Plato called orichalcum. L'orichalcum. Look here, concealed in the base is a small shiny bead. Aha. And it glitters like fire. Exactly as Plato described. It's oh. My guess we found the treasure we seek. I never guess. We must test. Oh, what? My God. Ah, pensavo era morto il dottore. We've done it. Gli ha distrutto tutto. Oh. E come sistema i capelli? Se esistesse una cosa del genere. Sì, infatti. La scoperta del mille più. You saw that? Mi sono cascato gli occhialetti al dottore. Tranquillo. Thinks of weapons. Use your imagination, Colonel. Imagine. Think big like the American. Think of bombs. Stavo per dire anche bombs. Esatto. Ora guarda come fa figo il biondo. Sì, ma è giusto quello potrebbe fare. So why are you dragging me in here? Perché la collezione sta qui, forse? Plato's lost dialogue should be here somewhere. Need some help? Beh, te l'aveva detto al Barnett College. Sì, infatti. Yes, please, it's scary in here. Save the sarcasm, Jones. I'll meet you in your office. Me la sono sbloccata per 24 ore. Hey! Dai. Guarda, guarda, guarda. Mazzo, guarda, fino laggiù hanno fatto tutta la cosa. Nice. Grazie, secondo gli accordi ogni punto canale speso è un euro per me. Ma cosa? No. Spacchetti, sì, vabbè, certo, Il rapporto è 1-1, ovviamente. Certo. Manco i Cheers e simili hanno un rapporto 1-1. It's a greasy old towel. Ladro che sei. Oh. È vero, è un ladro. È un ladro. È vero, cioè non me li vuole dare. Lo so. Ma che cosa dite? Oh, che è sta combutta? Certo che me li paga Zenko. E chi altrimenti? Ah, non posso salire sulle scale. Ah, sì, posso salire sulle scale. Oh, la collezione non era quella di sopra. Fermi tutti. Guardate i buchi, uno deve farseli di nuovo. Allora spendo tutto. No! Tu sei un ladro. Qualcuno dalla mia parte, che bello. Questa è la collezione, no?
Solo io per sbloccare le emoticon modificate per 24 ore ho speso 4500 punti canale. Quindi tu ti sblocchi le cose e puoi essere anche pagato? No, no, io ho fatto un esempio, cioè solo io ieri ne ho spesi 4500. Fatti un po' tu i conti. Di quanto mi devi dare? Senti, eh. Ma cosa? Sono soldi che poi posso usare per fare una bella vita alla mia fidanzata. Looks like beadwork from the Phoenix collection. È stata una tua scelta. Unidentified pot shirts. Spingi. I believe it's part of the old Ashkenazi collection. Pick up. Sammy, la fidanzata che costa, non io. I can't pick that up. Non mi fa piacere. Non lo posso. Ok, fermi. C'è nient'altro? I believe it's part of the old Ashkenazi collection. It's from the Shamit collection. Very sharp. Ma se usassi questo per aprire questo? That didn't do anything. No, ci deve essere la chiave da qualche parte. Ok. I can't reach it. Usa la frusta. C'è la frusta che usi per tutto te? I don't think that'll work. Ok. Allora, abbiamo trovato una cosa segreta. Hanno appena chiamato la Drunkol. A te? Certo. Ok. Spingi tutto, tu nel dubbio spingi tutto. Allora, tira tutto. The floor isn't slippery enough. It won't move. Hai visto al piano di sotto? Infatti mo riscendo, stavo finendo di analizzare qua se c'era qualcosa. Eccolo che arriva tutto. I think I've read them all. Ok. Pots non ce ne frega niente. On tools, c'era qualcosa qua in alto? Guarda la corda. Ricordo che ho rovesciato una libreria. Oh. Me l'ero già dimenticata che questa era una libreria. No, devi tirarla su. I can't move it. I can't move it. Tirarla su. I can't pick that up. Oh mio Dio! It's screwed in too tight. Oh, non ci credo. Ti serve un... Ouch! The screw cacciavite. But that hurt. E penso che la punta di freccia possa andare bene. Quello che ho fatto. Ora? Devo farlo per ognuno? No, non dirmi devo farlo per ognuno. Oh! Fuck. In Indiana Jones. Oh, nel prossimo episodio di porco di quel canker. Dai. I can't unless I find a way to protect my hands. Ah, ok, aspetta. Use this. Ok, adesso posso usarlo. It's unscrewed. Oh, lo devo fare veramente con ognuno. Oh. Fuck. Oddio, che odio che sei. It's unscrewed. Io posso esplicitare i pensieri miei dell'odio di questa cosa che sta succedendo, perché devo farne uno alla volta, quando Monkey Island aveva capito che se lo fai due volte la terza deve continuare da solo in automatico. Ok, magari non lo esplicitare più. Penso per il piacere di chiunque. Adesso magari usalo. I don't think that'll work. Ma come, non potevo non citare il Masseo, scusa. Dai, so 5, l'ho fatte. Open. Here it is, the lost dialogue of Plato. Ah.
Democritus, now at last I have played the Lost Dialogue translated entirely. Ok, c'è la traduzione completa. L'originale greco è andato perduto. So, ho usato il testo arabico trovato in un monastero italiano anni fa, sempre pensando che fosse una bufala. Ora mi chiedo, potrebbe questo libro incredibile avere i segreti della perduta Atlantide? Probabilmente no. Nessuno lo pubblicherebbe, e questo è per certo. La paura di essere ridicolizzati è troppo grande. Per essere sicuri ho mandato... Vabbè, una copia a Pierce. Londra 1992. No, c'erano le graffette. Oh, ok, c'è un sacco da leggere. Critia spoke, quindi... Oh mio Dio, questo è in inglese quello storto. Ok. No. E questo è Socrate. Emocrate è Socrate. È il male tutta sta cosa. Non... Ma tu ti stai... Ho 2000 pagine! Vabbè, se servirà ce l'ho. Ovviamente servirà in qualche modo, no? Sì, con la posizione, le cose. Da dove cazzo scendo adesso? Dove sono le scale di qua? Dove sono le scale per scendere? Scusami, come sei salito? Non mi ricordo. Ah, walk to exit, eccolo. Non mi ricordavo che era venuto da un fondo. Hai trovato uno dei tre modi per ottenere il libro. Wait, what? Quali erano gli altri due? Io conoscevo solo questo. Wait, what? Quali sono gli altri due? La cosa è preoccupante. Sto gioco c'ha veramente 8000 biforcazioni. Non hai trovato gli oggetti giusti. Oh, Cristo. Ok, questo gioco è molto più aperto di quello che pensassi. Devi passare al tuo ufficio prima. Ok. I got it. I found Plato's lost dialogue. Hmm. Really? Yep. Jungle friend Sternhardt is quite the scholar. Let me see. Oh, wow, cavolo. Puoi salvare? I don't see how this will help us find it. Qui credo. Ok, salvato. Ok. Ok. Oddio, mi stanno bruciando un po' gli occhi. Ho salvato. Oh, qua è la scelta del path, se non sbaglio, no? Ok. Sì, fai, sì, fai le tue scelte. Io direi questo qua dell'errore ai numeri. Parla del di voi. Cioè, nel senso, se te la vuoi portare appresso, parla di voi. Cioè, tienila sempre in considerazione, eccetera. Ok. Tipo, told us, we'll find them e cose simili. Sì, una cosa del genere, se non ricordo male, Gwyn, ricordami. Cioè, sì, anche io comunque direi we'll find them, quella là, a prescindere. No, io in realtà direi questa qua, hai notato l'errore di 10, cioè, di decine. Però... Vediamo però un attimo. Ho salvato. Didn't you notice Plato's tenfold numbering error? So he got his dates mixed up, why is that so important? Ok. Oh, già mi ha diviso completamente. Adesso mi è tirato fuori da qualunque forma di collaborazione. No, c'è la seconda. Aspetta, c'è qui, c'è sì. Ok.
If Plato is right, Atlantis is in the Mediterranean. You mean 300 miles from Greece instead of 3,000? Uh-huh. Yes, the cradle of civilization. Okay. You could be right. He once told me he came from the middle of the world. That's what Mediterranean means. Sì. Good old Nurab Sal. I'm starting to like him. Good old Nurab Sal. I'm starting okay. to like him. Wait, quiet. I think I'm getting something. Sembra scemo, però non lo fa così. Hmm. So, Mr. Sal, what's the secret? Be patient, he's lost. Okay. I think I know how to guide him home. Among the artifacts that Kerner stole was a small stone disc with a hole in it. Sì. I'm sure it was one of the three stones mentioned in Plato's sì, book. Sì, abbastanza tipo la Kuman, direi. And I didn't find it. I bought it from Alain Trottier in Monte Carlo. Monte Carlo? Why should he help us? Or was it Omar Al-Jabbar in Algiers? Either way, Algiers or Monte Carlo. This much I do know. Continuano a dare un sacco di posti da andare. All three stones, if we want to find Atlantis. Ah, vedi qua ci sta tipo tu stai qui. How will I find Trottier and Algiers? Madonna. Not so fast. First, I'm going to tell your fortune. Look into my eyes. Mm. Deep into my eyes. Continua a allontanarsi. I'm not going to hurt you. Now hold still. Ah, muovete. You are a remarkable man, Dr. Jones. You possess great strength of character. You are resourceful. You trust others and want them to trust you. The most promising path to Atlantis, therefore, is the one we both must take together as a team. Oh. E qua posso decidere comunque andare contro. Hai preso il path con Sofia. All right, I'm convinced. You can come along. Then let's go, partner. Partner? Hey. Partner. Ah. Sì. Oh, due sono cattivi. Questa qua è carina. Let's get going. We can still catch tonight's clipper. Sì, no. Make it sound so romantic. Parapapam. So partiamo per la musichetta. Eh? Controlla il pad. Sì, aspetta, scegli l'altro percorso e vedi le differenze, ok. Allora, intanto andiamo a Monte Carlo. Così posso aprire l'inventario che da lì si vede. Il Monte Aldo. Monte Calvo. Well, here we are. Lost City. Oddio. Lasciamo stare, va. Ah, cazzo. I had no idea Monte Carlo was the lost city. Don't start with me, Indy. It's Trottier we're after. Okay. What makes you think we'll find Trottier here? All his letters mention how much he likes strolling under the bright lights. Okay. Suppose Trottier shows up. What then? Bring him up to my room. Okay. Ah, lei va giustamente. Okay, I'll try to find him. Good. Good. He used to have one of the three stones. If we can coax him into a séance, he might let us have it. Hmm. If Mr. Sal helps out, of course. Ecco, per esempio, questa parte dell'albergo con Sofia mi è sempre piaciuta. Okay. Ok. Path team, eccolo. Nice. Team. Che ore sono? No, io comunque farei una piccola pausa qui. Perché tanto fra una mezz'ora, 40 minuti devo staccare. E... sai, si brucia un po' gli occhi. Le cose pixelate mi danno più fastidio ai giochi normali, stranamente. Però adesso siamo riusciti ad arrivare al punto di avere una path descritta. Abbiamo fatto una buona introduzione, direi, anzi.
per il 2 di Indiana Jones. No? È morto. Ah, c'è. Vai tranquillo, Zenko. C'è qui Total Quick Current. Perché ottenere il massimo punteggio di fare tutti gli enigmi e tutte le scelte in tutti i modi possibili. Oh Cristo! Ma tu, ok, volevano dare rigiocabilità e ci sono riusciti. Oh. Ecco. Esattamente. Oh, fuff. Beh, questo è un modo come dare rigiocabilità a un gioco senza dover fare chissà che cosa. Dai più vie e per finirlo. Praticamente è come i trofei al giorno d'oggi. Vuoi tutti i trofei? E devi finire il gioco in tutti i modi possibili. Che cacchio stai facendo? Ma perché? Perché non gli levate la soundboard? Prego. Quale soundboard? Ah, non saprei. Io non passavo. Fai pausa e poi stacchi il gioco o lo riprendi? No, facciamo pausa e poi stacco perché lavoro dopo. Quindi o metto un altro giochetto di background, più che altro perché la grafica così da un po'. È stranamente più pesante questa sugli occhi di tanti moderni. Poi devo trovare un modo per sentire. No, dicevo. Io non capisco. Cioè, alla fine mica ti sto trollando. Perché tu non hai idea di quanto sono alte nelle mie cuffie. Anche un gestaccio. Ah, sì. No, no, torno. Sto qua. Non... Ah, bannate Wolf, please. La cosa bella è che potrei farlo. Sta sul server. No. No, comunque la cosa è perché partono a tutto volume. È quello il problema. Oh. Lo so. Bisogna trovare un modo, una soundboard fatta meglio con i suoni tutti. Una soundboard? No. Vediamo che cosa troviamo. Un po' soundboard. A parte, mi assicuro che il volume magari non sta alle stelle. Ok. Comunque. Basta, io me ne vado. Oh no, ripartono i suoni. Che sia. Au. Tu ti rendi conto che si vede che non è riuscito, vero? Perché vedevo comunque muoversi la cosa dell'audio. Questa è la soundboard che sto usando io, quella che è... Questa? Oh, sì. Cristo, Dio. No, è questa, non lo so. E non vedo. Basta. La barra superiore, è diversa. Ah, no, non sei sopra, ok. Fermi tutti. Comunque, Gwyn, bannate G-Wolf. Ecco. Era troppo basso invece adesso. Ecco. Oh no, non è basso, è perché cazzo di che coglioni che è il browser. Ogni volta che chiudi e riapri lo devi rimpostare. Questa è una cosa veramente fastidiosa. Dove stai? Cavo, poi cavo normale, dove stai? Eccolo. Ok. Ora fammelo abbassare prima che stordisce tutti. Oh shit. Here we go again. Ecco. Oh shit, here we go again. No, scherzi a parte, si può mettere un po' di musica sottofondo quello, sì. Perché è rimasta questa aperta, chiuditi. Just chatting. Si può fare. Basta che mi dite un argomento nei limiti del normale. Oh, alto. Perdonate. Ok. Me lo passo pure per me, Sì, no, poi alla fine era quello che avevate votato prima, quindi non c'è alcun problema. Di che volevo parlare? Dei casini che stanno succedendo di recente? Una sigla per il Just Chatting, io propongo questa. Fermo. Ok, vuoi una sigla? Ferma sto coso! Mannaggia, Teva.
Sì, mi sa che io propongo così, ok, il prezzo è giusto. No, aspetta. A parte che... Ah, Dio buono. Comunque, se volete una sigla, ve la do io. Ve la do io. Scusa, la tarantella non ti è piaciuta? Fermo, c'è di meglio di quella. Oddio, la ridisel... Mannaggia tutto quello in cui... Credo. Ma trovarti le musiche fighe, io non lo so, devi trovare qualcosa di pezzotto. Aspetta, aspetta, se sto coso funzionasse lo sentiresti? Invece ogni volta devo stare qui a cambiare il cazzo di audio perché Chrome non gli piace rimanere sulla sua linea. Ok. Non ora. Chiudere Chrome. Ho capito, ma che palle, ok. Ecco. Tutu! Oh, Madonna. E questa poi va a accelerare perché era il minigioco del consegnare pizze con Spider-Man. Oh, che bei ricordi. Oddio. Non ce l'ho presente. Oddio. Vedi. E devo diventare veloce. Oh. Oh, era un minigioco bellissimo. Cioè, sì, è il prezzo giusto. E basta. Fantastico. Che sigla aveva? Quanti copyright avrà sta cosa? È certo che l'ho cercata veramente. Se stiamo facendo un just chatting per cazzeggiare. Io ho una di sigla. Io ho paura quando le propone lui. Ma perché? Per me sì. Momento nostalgia. Comunque, parlando di Spider-Man, regà, il meme più bello dov'è? Questo. La sigla di Giulio da Frontiere comunque... No, fermi. Questo. I 18 secondi con la tempistica più perfetta che esista. Comunque la sigla di Giochi Senza Frontiere è sempre sì. Lì. Aspetta. Guarda e apprezza. Oh, non ci sarà il giorno in cui non mi farà ridere. Il tempismo tra il plot e l'esplosione è bellissimo. Oddio santo. Oddio mio. Oh, Elio e le storie tese, sì. Oh. Ho un'idea. Di cose da fare nel just chatting. Oddio, perché sto già piangendo per la cosa di Spider-Man. Di quelli che ci facciamo su Discord. Una bella reaction alle cadute, alle cose stupide. Alle stronzate, va benissimo, troviamo stronzate. Vedete ragazzi. Madò, Giochi Senza Frontiere, sì. Sarà. Anzi, facciamo 20-20. A parte c'era pure questo che mi sembra divertente, comunque. L'altro che mi piaceva tanto da bambino era quello con Gigi Sabani, 7x1. 7x1. E io so che giochi stile Giochi Senza Frontiere mi viene in mente Takeshi's Castle. Vabbè. Me lo ripeti? No, cosa? Ma 7x1 era quello con la gabbia alla fine dove scendeva la tigre. Oddio, sì. Oddio, aspetta, volete vedere il programma più assurdo che ho visto io? Visto che stiamo parlando di stronzate e vedere stronzate. Era... cos'era? Japan Game Show Stunts. Non so del genere. Ce n'era uno bellissimo. Dove praticamente era un quiz. Un quiz. Però se sbagliavi dovevi fare una cosa stile stand. No, sai qual è bellissimo? Sali su. Quello col muro tutto blu e rosso. Ah, questo l'avevamo visto. Sì, aspetta, però devo trovare pure quell'altro. Ma cazzo si chiamava? Aspetta, era Japan Quiz Show Extreme. Vediamo una cosa del genere. Se lo trovo.
No, dov'era? Era bellissimo. C'era gente che doveva fare cose estreme. Cioè, se perdeva, facevano cose estreme. No, e metti quella del muro intanto, che quella, se non la conoscono, Questo del muro è sono tante bellissimo. Frattempo cerco su quest'altro schermo. Aspetta. ragazze. Ragazzi, Non se me non lo l'avete rubano? visto, vedetevelo. Sì. Frattempo cerco di qua. C'era anche uno condotto Alessandro Greco su una piramide. Oh, sì, me lo ricordo. Mi si sta bloccando Twitch ripetutamente. No! Alessandro Greco, No, piramide, culo. Gwyn. Miss Quiz. Ok. Tanto sto cercando quell'altro. Mo se lo trovo. No, comunque i giapponesi hanno, penso, le idee migliori per i show. Sono proprio quelle più divertenti e stupide. Non so come fanno a pensarle più che altro. Guarda, fantastiche. Noi siamo troppo seri. Sì, esatto. Più che altro è quando provano a far ridere sono molto cringe invece i cosi nostri. Così seri. Risate forzate. Oh, fa ridere. Oh. Però non fanno riso, battute pessime spesso e volentieri. Qua La invece cosa più bizzarra. rischiano, sono pazzi. Si sbroccano perché stanno al lavoro tutto il giorno. Quindi quando capitano queste cose veramente reagiscono come. La cosa vicina a queste pazzie sono state alcune delle prove di Ciao Darwin, quelle veramente, quelle Ciao all'estremo Darwin mi quando. piaceva infatti. Se sembra che vogliamo. Ci vergogniamo a divertirci. O a prendersi per il culo ogni tanto, cioè. Sarebbe molto più tranquillo. Vabbè. Ragazzi, che tristezza. Finale di questo proprio quando si arriva al finale di sto video, una Però cosa intanto dietro sto l'altra. cercando l'altro, non lo trovo, era bellissimo. Scelgo il numero 7. Volleyball. Valeiboru! Non fa come pronunciano le cose, fa ammazzare. Ok, lo farò, lo cercherò, certo. Cosa? Alessandro Greco Colorado? Ora lo cerco. Però devo No, intanto cercare una cosa. godiamoci questo intanto perché mamma mia. Ah, dov'era? Extreme Quiz Show. Devo trovarlo. Era bellissimo. Oddio, il carro armato Il mo che le carro sì. armatino? È bellissimo. È bello come dice no, dai, su, no. Nani. Che poi è una cretinata il carro armatino. Sì. È quello che fa di meno. Sembra la cosa peggiore. Comunque vede il tizio di colore così posseduto dal diavolo. Cavalca sto coso. Soprattutto col cannone messo così. Non fa un cazzo. No, vabbè. Fa le espressioni, cioè, della cosa. No, come Oddio, cacchio non è. era? Secondo me la carica esplosiva era dentro il cubo comunque. No, era dentro, esplosione se vedi va verso fuori. Anche Infatti. perché non possono rischiare di sbagliare o fa cose. Oltre che non vedi nulla di viaggiare. Allusioni furbette. Programma sia pilota è pilotato. Oppure ce n'è uno in ognuno, una sotto ognuno di loro, Cioè perché sì, ce n'è esplosivo. uno sotto ogni pila. Il prete. Mi Ah, il pare. prete è devastante, è vero. Oddio, con l'ariete. Sì, Gwyn, lo scopo è rimanere sul muro. Bello, no? Molto sensato. Dove cacchio? Ora inizia.
Ah, non me lo ricordavo peggio il 3, dai. Oh, non riesco a trovare quell'altro, era bellissimo. Aspetta che qua ancora devono cominciare in realtà. Sì, stanno uscendo persone stupide, ma tra un po' inizierà a uscire di tutto. Sì, no, no, è sempre peggio, e questa è la cosa bella, che è sempre peggio. Sì, ragazzi, lo so, cioè... che il mio commento va dopo, perché io vedo il video in diretta. Puoi spostare la coda in alto, sì. Voilà. Le chaises sont faites. Che li guarda come per dire, beh. Dove sta? Raga, voi non avete idea di quanti show sto vedendo adesso cercando di trovare quello che dicevo io. Avrò appena visto 30 o 40 show diversi. Solito il video con noi, numero 20. Beh, è che... purtroppo non sarebbe una vera reaction perché lo conosco. Però sto cercando una cosa che, fidatevi, è da vedere. Solamente da vedere. Lo vedo, a prescindere da quante volte lo vedo. Oddio, questi qua. Quelli coi pattini? Sì. Oh, aspetta. Ok. E uno è giù. Eccolo. Ma è più per tornare su. Il devasto, sì, no, no. Il bello è come continua a tenere il cuscino, eh. Tecnicamente sta seduto ancora sul cuscino. Per... io lo considererei valido. Poi non so voi. È ancora là lui, eh. Sì, sì. Non sono ancora fuori. Oh. Ah, perché deve finire il muro. No, no, perché sta ancora... non lo so come... non ne so le regole, per me sono un po' a cazzo le regole, sinceramente. Perché ancora così non è a penzoloni, forse. Perché è sul muro. Una cosa del genere. Bello il fatto che si bacchettano fra di loro. Sì, sì, si insultano tranquillamente. Point kick. Point kick sarebbe il rigore per noi. Rigore. Cioè... a parte poi facevano schifo questi a tirare, se non sbaglio. Boh. Alcune cose non me le ricordo. A livello di devastazione, intendo. Sì, no. Il bello che si mette anche il portiere. Come se servisse a qualcosa, capito? Il bello è che prende il muro dell'altro. E quello ha fatto una faccia come per dire... ma uno è pure scivolato, fermi, fermi. Uno è scivolato per tirare. Pup! È fracascato. Oh, Gesù. Oh, come... bowling. Ah, ma... per favore fate del vostro meglio pure. Comunque le scatole sono essere incastrate veramente bene, cacchio, eh. Per esiste il tiro di una palla da bowling. E dici? Come siamo finiti comunque su questi giochi? Festival. Famosi festival giapponesi. Sì. Ci sta pure un gioco per l'arcade così. Che sono fatti con queste cose. Fantastico. Io ho capito quale dici. Però è fighissimo. Cioè, gente, vedi, sono mostri con una mano, fanno la stessa cosa che... diciamo che questo è uno di quelli meno onesti, perché io li continuo, ma cazzo mi frega, continuo finché è distrutto. Ehi, hey, Dave, sì, tipo Takeshi's Castle. Ma sì, no, ce ne stanno... in Giappone stanno tipo 2000 di sti programmi. Infatti stavo cercando anche un altro che dovrebbe essere tremendo. Che se non mi ricordo com'era... distrutte, gliele hanno distrutte. Sì, sì, no, ma è maciullato lì. È maciullato. Um.
È quello che sta qui in piedi ancora a fare, a dire. Quando sta praticamente in piedi col cuscino, cioè se lo sta tenendo. Guardalo come fa. Lento. American Football. Che numero sceglierò, lo prendo pure in giro. Mm. Football America. Ma lui è quello che aveva paura, povero. Un po' troppo dementi, forse. Ma è quello il divertente. Quello ci ha rinunciato. Secondo me si è stancato. E gli dicono pure no, non smettere. E poi c'è questo. Dimmi quanto è giusta, quanto è ferro una cosa del genere. Will I be okay after... Cioè... Sì, no, sicuramente, eh. No, aspetta che non ti succede nulla. Hanno distrutto tutto. Oh, no. Cade pure alto. Perché sono così stupidi? E ora si picchiano. Certo. Colpa tua. Sì, no, il bello è che poi dopo si iniziano a insultare come se c'entrassero l'altri. Quando... No. Perché quello rosso ha fatto uscire questi. Hanno sfondato il muro rosso e si è portato appresso il muro dell'altro. Sì, ok, però cioè, non è colpa sua. Cioè, poco competitivi mi dicono. No, sì, no, assolutamente poco competitivi. Togli i cartoni all'altro. Poi a mano, capito? E faccia da paura che pesce, è un pesce. No, raga, non lo riesco a trovare, vi giuro. Frusta. No, non voglio dirvi a che cosa serve quel frustino così. Quello è un gatto a 9 code. Oh no, è una cosa è inglese. L'ho trovato, ragazzi, ho trovato il programma. Oh, l'ho trovato, dopo questo ve lo metto. Niente, cioè. Wow. Se lo guardano tutti sto cazzo di frustino. Non fa niente. Accarezza le scatole. Diciamo che quello è più adatto per un culo che per delle scatole. Voi non l'avete sentito da me, eh. Poi si blocca pure. Che cringe. I tizi dietro che lo controllano. Nella faccia di quello quando lo vede che si blocca. Allora preparati a vedere lo spettacolo, lo show televisivo più cattivo che io abbia visto. E stranamente me lo ricordavo giapponese, ma non era giapponese. Devo vedere la fine di questo. Sì, vabbè. Dosukoi. Sono i tizi del sumo. Dosukoi. In realtà serve una tecnica, insomma, vabbè. Guardalo che sguardo. Cioè, come fai di... Bello, in piedi fino all'ultimo su, è bastata una scelta sbagliata. Nel mese in cui li mettono davanti i filmati divertenti, chi ride viene picchiato, ma... Aspetta, però prima vi faccio vedere un altro. Anche su altri siti che non sono YouTube ci sono alcuni show giapponesi interessanti. Questo qua, questo programma televisivo... È il male. In pratica fanno un quiz. Chi risponde male... Cioè, una sola risposta è sbagliata. Quello che risponde male... Gli vengono fatti fare gli stunt della serie... Essere buttato giù da una zipline o messo in macchina con uno stuntman che fa una piroetta o cose simili. Non lo metto tutto perché è un'ora di cosa. Però ogni volta è diverso. Ed è... C'hanno questa torre che è piena di cose e attrezzature... E la gente c'ha una paura. Ricorda un po' 7x1. Perché 7x1 li mettevano sulle giostre di Mirabilandia a fare cose strane. Ma qua è quello peggio. Senti, dovevano fare sfide di abilità manuale. Che è bungee jumping. Devono rispondere se chi sbaglia va giù. Zenko, ma se ti ricordi 7x1 dovevano fare sfide di abilità manuale sì, mentre, sì. Erano sulle... mentre erano sulle cose. Sì. No, questo è un quiz show diretto, cioè a risposte. Poi mano a mano dicono... Ma quello è...
Quello è gli acchetti. Erano gli acchetti britannico. Oh, c'hanno tutti una strizza. Ci credo, io non lo farei mai in vita mia, cioè. Anch'io. Sotto c'è l'acqua, quindi arrivi fino all'acqua. Ah no, caschi fino all'acqua, non è bungee jumping. Quella è solo una cosa di sicurezza. Cioè, arrivi fino all'acqua. Oddio. Aspetta. Ok, quando restano due di Roma fanno cadere uno. Eccolo. È passato Winner, prima. Ti riferisci? Beh, quando cadono. Eccolo. Eh beh, è uno spettacolo, non puoi pretendere che faccia un finale. E questo è uno, cioè, ogni volta è diverso, ci sta sempre un qualcosa. È jumping, però nell'acqua, bagnato. Cioè, praticamente li hanno pucciati, tipo... Eccolo, gli acchetti, versione un po' più grande. Misto tra gli acchetti e Gabe Newell. Qui fanno la scelta. So, questo è l'eredità. Sì, sì, solo che se sbagli fai una brutta fine. Dove sta però con le biciclettine? Voglio vedere sta cosa là su. Ah, ok, ok, Guino, ok. Ecco. Guarda che faccia. Oh no. Però era bello perché ogni episodio sono diversi i modi in cui vengono buttati fuori. Questo mi sarebbe a tema acqua perché hanno messo l'acqua sotto ogni cosa. Vabbè, ma vengono solo buttati giù in diverse salse, cioè... Sì, diciamo di sì. Questo invece era solo scendi lentamente ma ti succede qualcosa man mano che scendi. Tipo ti buttano roba e simili. Però io di questa è casca in acqua. Un po' penso che ti ci abitui, cioè... Sì, il problema è che se lo fai una volta sola non c'ha senso. Sai che brutto quella... E poi pucciati dentro. Allora, aspetta, qual è lo show giapponese in cui ridevano? Aspetta un attimo. Cerchiamolo. Laugh. No, don't laugh. Dai, io non ce lo vedo. C'è anche un po' di caramelle in lui. Silent Library, questo forse... Lo devono stare zitti. Sì, adesso è tremenda la bicicletta. Vediamo un po' se ci piano le botte male. No, qua si fanno cose a vicenda. Avevamo anche noi uno spettacolo così della serie... due guidano l'altri a fare stronzate, cosa del genere. Che cazzo stanno facendo? Oh Cristo. Che gli devono fare? Cosa gli stanno facendo? Io ho paura. Guarda, te ne mando uno su Discord. Aspetta, aspetta. Guarda, ma che faccia seria. Oddio. E poi si risiede, non so come fa a sedersi, però si risiede. Comunque te ne ho mandato uno su Discord. Ora lo vedo, aspetta, vediamo. Oh no, vabbè, lui di nuovo. Braccio, ma massacreranno st'uomo? Stiamo assistendo a un massacro. Chi non lo fa stavolta? Cos'è? Ceretta? No, è roba bollente. Vabbè. Aspetta, vediamo che hai mandato, ah. Anzi, te ne ho mandati due. Scegli tu quale. Oh, questo deve far malissimo.
Ah, ma cerchiamo. Aspetta. Ok, non era così quello, dicevo, ma di questo stampo. Top E Wallet. figurati. Oh. Un po' questo cos'è? L'audio sarà puttane? Ovviamente sì. Ma che palle sta cosa. Ah, dove stai, audio? E ok, rimesso. Oh, forse l'ha trovato però. Fermi tutti. Cazzo faccio? Copia, tac, incolla, tac. Aspetta, Gwyn l'ha ritrovato. Let's read about Marco Polo in English, ok. Oh. Marco Poro. You, ok. Ma che cazzo? Oh no. Oh, porco giura, ma li massacrano proprio. Sinceramente non mi fa tanto ridere una cosa del genere a me. Non menati male. Sì, assolutamente. Ma boh, non mi fa impazzire una cosa del genere. Ah, ma è Cioè. sul culo. Gli stanno ad abbacchettate sul culo. Mamma mia, violenza gratuita e inutile. Tra l'altro con le Venizio. Ce la puoi fare? Questo che legge è simpatico. Ah. C'è gente che si sta mordendo i libri. Oh Cristo. Prima o poi cedi. Se uno ti legge così, prima o poi cedi. C'è gente che aspettava quel momento. Ah, è solo sul culo, è una cosa tranquilla. Tranquillissimo. Oh no, continuano col contare. Deve fare un male Oh, cane comunque. aspetta, sentiamo dice 4. È diventato francese. Tenten. Bene, fa proprio se ne vanno, tranquilli. C'è gente che sta soffrendo per non ridere. Tenten. 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 Ma che cazzo? Come fai? E prendo un po' cattiveria. Oh, Gesù. Oddio. Oh. Oh no. Oh. Fu. Altro che 420. Oh, c'era un tizio a parlare di sta cosa. French. 99 in francese è il male, per esempio. Sì. Questo mi pare. Questo. Jeff, lo He fa asked me if I ammazzare. know any French, and I said, no, what do I look like? God? I don't know French. Does God know French? Probably knows French, right? Croissant. French numbers and stuff. You look like a polyglot. What do you think? I know No, all the voglio il video languages. You originale think I questo. know French? No, I know New York. I'm from New York. You know, we learned some stuff in school. We learned a different language. We had a chance between we had a German or we had Russian or we had Spanish, and I chose Spanish. If you got a few Latinas in your class, you're gonna want to know Spanish because if they ask you a question, even if they know English, you respond in Spanish. All of a sudden, whoop, bang! You're married, 10 kids. I gotta tell you something about the French numbers system, how they count to 100. It's absolutely bonkers, man. You're not gonna believe it. Everything from 1 to 16 is fine. They got their own names for it. It's like un, dux, Ducks. trois, quatre. I don't know what it is, but it's something. They got the same numbers for it. When you get to 16, for some reason, some arbitrary number like 16, they say, hey, f the rest of it.
we're gonna do some random shit now. So instead of 17, what you'd expect, they go 10-7, then they go 10-8, and then they go 10-9, and then they go to 20. So that's fine. They have 20. So that's cool. But what the hell was all that three numbers before that? Oh. Some of our numbers are like 21, 22, 23. Well, yeah, theirs is pretty much the same, except okay. for one. It's like 20 and one. Why is there an and? I don't need to say and. It's just 21. And then they said, hey, you know what? We're going to be normal for the next 49 numbers up until 69, which first of all is hilarious because that's a sex thing. What comes next after 69? And I said, of course, it's going to be 70. You got some sort of stupid French word for 70, don't you? And he said, no. He said, instead of 70, then we got a 60, which is soixante or something, and you just add a 10 to it. So I said, what? You're doing math now in the middle of your numbers? How the hell do you keep track of it? So instead of 70, it's 60-10. He gets to 60-17 or what should be, and I forget that it's 60-10-7. Now we got three numbers, back to back, and then we says, listen, let's get this. He says, we're gonna go to 80. I said, great, it's 80, right? He said, no. So I said, what is it, 60-20? And he was like, no, something worse. I said, what? It was worse. He said, it's 420. Again, hilarious, because 420, that's like a weed thing, right? And he was Canadian, so he got it, because that's legal now. You get to 81, which actually in French means 420s and then 1. Then we get all the way to what should be 90, what should be so easy to just have a number followed by a T like we do with 70, 80, 90, whatever. They're gonna throw some math into it. Nobody here is Eric Einstein. You think it was bad enough to have a number in your language actually have to be quantified in front of it? So hey, we got 420s. Now instead of having a number for 90, it's gonna be 420s 10. Ketra Van Dies. What is that? Just say 90 or something. Who needs Ketra Van Dies? Oh. We got 420s 10, and then 420s 11 for 91. Why not throw an and in there? 420s and 11. 4 and 20s and 11, and then the next one you go 420s and 10 and 12. Who cares? Just start saying numbers. And then you get to 97 98 99. It's 420s 10 and 7. That's four goddamn numbers in a row. That's four numbers for just one number. Who the hell's got the time? And this here's the crazy part. Right before I dropped him off, you know what he said? He tried to tell me what 100 was. I said, listen, if you tell me some stupid shit, I'm gonna be so pissed. He said, there's two choices. The two choices are you got 250s or 425s. No, it's just 100. Certo, è 100. È bellissimo. Arrivi a fare 4, 20 e 10 e 9. Ma è la verità, ma è la verità. Ehi, vedi un attimo quelli che ti ho mandato io. Facciamoci qualche risata con gente che si fa male veramente. Ecco, prima non andava bene, però questa non è violenza gratuita. Oh no, ho chiuso il browser come un idiota. Fermi. Questa è gente che si fa male da sola, non gente. Oh a Cristo, poi dopo di questo vado veramente tardi. Oh, sto piangendo. Comunque si sente meglio il mio audio, davvero, davvero meglio. Si è migliorato, sono solo i momenti in cui va un po' via, ma credo sia Discord, quello non è il tuo audio. Vediamo di rimettere l'audio giusto, togliere questo, cioè abbassarlo un pelo, e vai. Come spaccarsi un ginocchio? Madonna, ah, io di questo poi ce n'ho uno bellissimo e metterò dopo. Devo trovarlo. Lo troverò dopo. Ha rischiato molto, Madonna, madonna. Ah, voleva fare il sistema di Homer Simpson, aggiustarsi la schiena col secchio. Mettere la spazzatura come blocco. Cade la cosa. Ok, questi li prezzo di più. Ah, si è bruciato. Ma perché non bagnano gli scivoli? Questi a me preoccupano un sacco, anche a me in realtà. Cioè, dipende. Questo mi fa ridere. Ha fatto bowling, ha fatto strike. Io. Tutti. Certo che preoccupano, Queen. Ovvio che preoccupano, però. Dannatamente. Questo che sta facendo? Piegano. Ma che sta facendo? Perché? Sono scivolo per bambini. Ah, cioè io ste cose fatte in casa. Ste cose fatte in casa non comprenderei mai. Oddio. Vado fuori. Ok. Ma to.
Dove pensavo di arrivare? Aia, aia. Punk. Punk. Si chiude a StarTAC, sto bambino. Oh no. Però è una ballerina perfetta. Aia, si brucia. Perché nessuno bagna gli scivoli? Cosa c'è di difficile? Oddio, è morta. Si è grattugiata. Pam, che calcio in faccia. Finisher. Fatality. No. Quei delfini carini vi guardano. Sì. Ma infatti le cose fatte in casa non le capisco. Oh, si sono persi un pezzo. Si sono persi un pezzo. Meno male che si sono persi il pezzo nello scivolo. Ecco, questa è un'altra. Che cazzo ti aspettavi? Oddio. Vabbè, è scivolato via. Ti è passato attraverso la cosa. No, vabbè. È uscito dalla rete? Sì, è passato attraverso la rete, ha sfondato. No, no, ho visto tutto. Cioè, queste che mi rappresentano? Che cos'è? Cioè, questo non capisco. La risata è la stessa, ma cos'è? La stessa tizia ha fatto il video. È una cosa genetica se non lo butta quelli per bambini. Perché era un po' più di rincorsa, non lo so. Mamma mia, le craniale. Eccoli, vai, è genetica la cosa, mi sa, eh. Ma se c'è la stessa risata, giuro. È un po' diversa, ok, non è la stessa. Tutti nello stesso modo. Cioè, Cristo. Scivolo e fa strage. Vabbè. Ah, però questi qua non so. Oh, carini, però. Che mi era venuto in mente? Ah, aspetta. Vediamo se lo trovo. Ce n'era uno col salto della macchina. Ragazzi, voi non avete idea. Dov'è? Aspetta. Jumps house. Con quello stavo veramente ridendo. Eccolo. Che martedì e mercoledì sono gli Amazon Prime Day. Quindi yep. Grandissimi sconti per chi ha Amazon Prime. Ed è una scusa per farsi Amazon Prime per poi dopo mettere quella sub gratuita a me. Vedi? Vedi? Sì, se non avete mai fatto la prova di Amazon Prime e vi serve comprarvi qualcosa, fate martedì la e mercoledì. Perché è eccezionale. Martedì e mercoledì, Gwyn. Quindi se ti fai Amazon Prime oggi domani, puoi accederci anche tu. Yep. Ok, siete pronti a vedere il salto più bello della storia? Madonna, ma dove è finito? So che sente il clacson e poi un botto. Io non so, secondo me dall'altra parte c'era un qualcosa, però, cioè... Sto morendo. Ok, quello penso sia uno dei miei vine preferiti più stupidi al mondo. Che cazzo è sta roba? Ma che razza di consiglio? L'unico decente qua è questo. Grazie, consigliati mi dai YouTube. Oh, perché ho visto stronzate, quindi adesso mi riempie di roba a caso. Oh no. Oh no. Io quando vedo stronzate uso l'incognito appositamente per non farla salvare la cronologia. Oh. Ok, no, ho scritto pure male Spooktober, cazzo, non so manco scrivere. Oh. Ormai è il periodo, ragazzi. Ok,
basta. Non mette la prima cosa a caso per il periodo. Oh. Poi vabbè, in realtà se volessimo andare su stronzate pure, sta qua. Eh sì, sì, cosa a caso. A parte già ci sta messa a cose. Cioè, sta gente che è speciale. Che cacchio sta facendo? Che cos'è? Che sta facendo? Che cos'è? Ah, ma mi sa che sta salvando un qualcosa. Oh, salva una persona. Ok, no, volevo stronzare, volevo cose divertenti, no, cose serie. Fighe, ma serie. A parte già questo. Ma... da dove l'ha tirata fuori? Guarda che carino! Che cos'è? Oh, è un maialino su una palla. Cioè, guardalo. Oddio. Col cappellino. Maialino su una palla col cappellino. Stiamo degenerando, cazzo. Oh. L'hanno rubato da un circo quel maiale. Ma che ne so. Oh, cos'è sta spanzata che ho visto? Oh mio Dio, ok, è morto. Uno di loro due è morto. Mi dispiace. Dai, qua ci sta di tutto comunque. Questo è un sito che promuoverei molto tranquillamente. È rimasto solo il cappello. Sì, è rimasto solo il cappello. Oh, oddio, è geniale. Fermi tutti. Questa cosa è geniale. Quale? Quella del naso? No, ma la vedrai. È molto meglio della cazzo di carta da parati. Guarda che effetto. E poi disegni fighi. Ah, queste mi sa sono tutte cose fighe. Arte. Questo si salva. Dove sta? Dove sta? Ah, sta in fu- no, sta qua. Tac. I miei hanno fatto una piccola greca in giro per casa in quella maniera lì. Beh, dai, è una cosa fighissima. La voglio per la mia futura casa. Vedi? Questo sito non solo fornisce cose divertenti, fornisce anche spunti creativi per il futuro. Un piede? Credo. Un'impronta, forse? Più che un piede? Sì, un'impronta, ma il senso di tutto ciò? È acqua. Fatta con l'acqua. No, fatta per sembrare acqua. Quello dico, fatta con l'acqua in senso... è un'impronta fatta con l'acqua, quello di intendo. Figo. Effettivamente alla fine... tu lo sai che è uno dei più importanti disegnatori del mondo iperrealisti e italiano? Eh? Non mi stupisce, posso essere sincero, non mi stupisce la cosa. YouTube fa degli speed drawing, cioè alcune cose sono impressionanti. Se dai un'occhiata su YouTube, alcuni suoi disegni. Oggi no, però la prossima volta che facciamo un just chatting si può mettere, così commentiamo anche quello. Abbiamo un argomento, diciamo, già con cui partire. Ma adesso no, perché sto a mettere ste cazzate giusto per chiudere. A parte pure sta gente... bastoncini di legno che non valgono un cazzo e poi ti fanno sta roba. La pazienza. Che pazienza hai? Che sei nuovo con l'acqua, no? Oh, era l'acqua con la scritta dentro, che figo. Guarda, ti faccio solo vedere un'immagine. Bravo, aspetta, manda un'immagine, quella possiamo aprire. Sul Discord sta caricando, oddio. Tipo legnetti dei ghiaccioli. Sì, sono i legnetti dei ghiaccioli. In America puoi comprare proprio i legnetti apposta per farci un sacco di lavoretti. Ma se non sbaglio anche in Italia li trovi, Oddio, sì e no, devi cercarli proprio e spesso non so delle dimensioni che uno cerca. Un po' a caso. Ma a parte belli i negozi americani, c'hanno un sacco. Si chiamano... Popsicle. Sì, Popsicle. Popsicle Stick. Popsicle Stick. Cioè li compri proprio bundle masse, colorati, non colorati, cioè, e poi ci fanno i progetti. Su Amazon 600 pezzi vengono 14 euro. Ah, vedi, però fortuna che c'è Amazon, cazzo il negozio lo trovi. Cioè no, li trovi, mi è capitato di trovarli, però è capitato di trovarli. Colorati costano meno, vabbè, vai a capire. Perché? Dovrebbe costare meno, vabbè.
Stesso, guarda, stesso prodotto, 600 pezzi, colorati 12 euro, naturali 14. Forse perché naturali puoi colorare come vuoi tu, ti dà più flessibilità, ma è una stronzata perché quelli sono colorati, quindi in teoria hai sprecato più materiale, vabbè, boh. Oh, ti ho mandato la foto su Discord, comunque. Ok, aspetta. Di uno dei suoi lavori. Oh. Figo. Sai che mi ricorda questo? Ci sta... Prova, si chiama Marco Barenghi, scrivi Marcello Barenghi. Aspetta. Vedi quanti ne ha fatti. Ha fatto cose anche tipo Spider-Man, forse, non ricordo. Fighi. Li avevo visti questi. Madonna. Allucinanti. Sì. Questo sono... è allucinante. Questo anche con tutti i riflessi e le ditate. Le ditate. Cioè... Sì, 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 perché lui mette... Ah, ma guarda che per esempio lo specchio col suo ritratto, il ritratto... E lo so, è disegno... Cioè, è assurdo. Comunque, sta un tizio. Siamo Crilly. Quando è il bottone di YouTube l'ha disegnato. Ci sta sto tizio pure che fa disegni e fa tutorial sui disegni. E cioè, questi sono i risultati delle cose che fa. E ogni tanto fa pure le. Sì, no, ma anche questo qua. Gli fanno le challenge. Non so. Le challenge sue disegna comunque meglio di tanta gente che si vede in giro. Nonostante le difficoltà o cose. Questo pure è un gran coso. Un gran canale. No, comunque Barenghi mi sa che però i tutorial li fa solo ai suoi Patreon. È un contenuto esclusivo per i Patreon. No, lui ecco, vedi, fa fottio di video e tutorial, le spiegazioni. Mentre disegna parla di qualcosa. Ha rilasciato pure 2 o 3 libri. Fa un sacco di cose. Allora, è fighissimo. No, vabbè, comunque, tutta sta gente. Tutta sta gente sta a un altro livello. Se qualcuno qui invece è interessato a imparare la grafica, che sia vettoriale, che sia raster, cioè raster intendo tipo Photoshop, eccetera, date un'occhiata al canale Logos by Nick. Potete imparare tutto. A quel canale lì, se vi piace la grafica. Là. Block. C'è pure c'è proprio un sito, volendo. Sì, sì, ma lui è un designer. Cioè, il lavoro suo è fare il designer. Dunque, ecco poi è diventato un insegnante di graphic design. Ok. Io ho imparato, grazie a lui, a fare le cose in 10 minuti ed è quello che ho fatto per il canale qui. Maro, Ducarm, quanta roba. Madonna, dovevo fermarmi tipo mezz'ora fa, invece siamo continuando a dire e fare cose. Quindi io direi che è proprio il momento che di chiusura. Quindi rimettiamo la music che ci stava prima. Oh, Altina. Ok, così può stare. Ho chiuso OBS, ups. Mettiamo la cosa di fine. E vediamo se c'è qualcuno a cui fare un raid. Vediamo un po'. Ok. Allora ci sta Kurolili con Genshin Impact, Viking con Crash Bandicoot 4, Kenos Biswatch con musica, Zendal che è passato anche prima con Railway Empire. E basta, gli altri so. Ma fai tu. Volevo vedere che era Railway Empire perché sembra. Finissero 2, 1, vai, togliti. Ah, è un po' stile. Come cacchio si chiama? SimCity, una cosa del genere. A parte vi posso condividere. Fermi, posso condividere. Questo tipo di gioco. Vogliamo andare a fare una visita a lui? Ma sì, dai. Ah sì, sì. Ah sì. Sì, un gestionale. Sì, è un gestionale carino, tranquillo. Sembra tropico quasi. Sembra tropico. Sì, però mi sa che qua è più sul discorso delle ferrovie, perché è Railway Empire. Minchia, ma è quello che
stato su Epic per caso? Mi sa di sì. Perché hanno regalato un gioco sui treni. Può essere che è quello? Potrebbe essere, tranquillamente. Se è così è da provare, sembra figo. Vabbè, possiamo vedere da lui e poi decidere se fare qualcosa o no. Quindi raid. Vandal. Okay, grazie a tutti ragazzi. Allora, intanto avvio il comando. Come al solito una chiusura molto tranquilla. Mandate i miei saluti. Così sembra quasi una cosa mafiosa. Mandate i miei saluti. Spammate le mie emote strane in giro. Niente. Vabbò. E niente, vi rimando da Zendal. Quindi ride in 3, 2, 1. We'll be right back.